Ciao a tutti! Questo è un video speciale. Anche il tono sarà diverso, più informale. E sono qui per fare un ringraziamento pubblico. Perché? Perché siete stati molto, 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 molto generosi, disponibili e presenti con questo canale. Oggi festeggiamo insieme un traguardo piccolo, ma molto, molto grande, soprattutto per chi ci mette la passione quotidiana e la forza di volontà per portarlo avanti con determinazione. Ecco, io vi ringrazio in maniera molto sentita perché in queste ore abbiamo superato una quota molto importante. Nel canale ci sono state la bellezza di 10.000 concorrenti. È un numero importante per un canale che è nato all'inizio della primavera 2020 e non posso che ringraziarvi, anche perché tantissimi di voi partecipano con una costanza, un affetto, una dedizione insperata ed è straordinario, ecco. Sono qui proprio a metterci la faccia in tutti i sensi per dirvi tutta la mia gratitudine per l'affetto dimostrato, per tutta la partecipazione piena ai giochi di questo canale. E in occasione di questo piccolo traguardo che abbiamo raggiunto insieme, sono qui a farvi una proposta, sono qui a lanciarvi una sfida ulteriore. Allora, che ne pensate, visto che voi siete stati così bravi e partecipativi? E io sembro così impeccabile, bravino, che non mi impappino mai. In realtà, che ne dite di vedere qualche errore che ho fatto in questi mesi durante le riprese? Ci sono stati vari intoppi, ho avuto mosche che mi hanno perseguitato, rumori vari ed eventuali, imprevisti, dei più disparati. Certo, in onda non ho mandato nulla. Certo, mi sono visto bene dal proporvi gli orrori, gli errori che potevo aver compiuto, le papere in cui ero, in cui sono incappato, in cui mi è capitato di incappare, che magari ripeterò anche per la realizzazione di questo video, eh. Allora, facciamo una cosa. Facciamo un patto tra me e voi. Mi metto in gioco pienamente, io me le eviterei volentieri, perché vedi 10.000 visualizzazioni, sono così contento, però siccome perfezionismo non mi interessa, non voglio dare un'immagine, no, di quello perfettino che non sbaglia mai, perché proprio non è così, e in realtà ci sono stati errori più o meno evidenti. Mi sono stati anche sottolineati di cose che ho mandato in onda e magari farò anche delle rettifiche adesso con l'occasione di questa scommessa. Facciamo così, io vi propongo un patto che è il seguente. Se questo video raggiunge 100, dico 100, ve lo scrivo così abbiamo scriptamanent, 100, eccolo qua, tra like o commenti. Eccolo qua, 100 like o commenti, quindi la somma dei like più la somma dei commenti, se arriva a 100 da questo momento che va in onda, sino alla fine dell'estate, vi propongo tutti i miei errori. Che ne dite? Interessante, eh? Interessante. Solamente una proposta per così per scherzare e potrebbe essere un'idea per la puntata speciale di Ferragosto, per passarla in compagnia ma anche in maniera molto molto spensierata. Quindi se questo video raggiunge questa cifra sarò ben felice di espormi pubblicamente al pubblico ludibrio. Dici, ma che scrivo nei commenti? Vi do anche degli input, potete dare una vostra recensione sul canale, cioè su questi primi mesi di programmazione. Sono anche degli aiuti che potrebbero darmi uno stimolo, darmi una,
un'idea anche per il prossimo palinsesto 2020-2021 che ho già in mente in parte, ma sono aperto anche alle idee esterne, assolutamente sì. Quali sono i video che vi sono piaciuti di più? Ditemi, ripercorriamoli insieme velocemente, così vi rinfresco un po' la memoria. Le papere che ho compiuto appartengono a variegati video. Abbiamo cominciato, vi ricordate, a marzo 2020 con i due omaggi alla regione Lombardia. Poi siamo passati alla regione Calabria e poi alla regione Sicilia. Mi stavo impappinando già adesso, ma questa non la taglio, quindi la vedete così al naturale. Dopo le sei puntate delle regioni, in realtà come inframezzo, abbiamo fatto lo speciale enigmistica altruista con la rivista per gli iscritti al canale che l'avessero richiesta, vedi, altro errore, lo lascio, meraviglioso. Poi siamo passati a un'altra tipologia di video, vi ricordate? Quelli della cucina, quindi abbiamo fatto la matriciana, la carbonara, e poi il pesto, il risotto alla milanese, sino ai tortellini per la ricetta ubriaca. E poi ho sperimentato il format degli onomastici, quindi il gioco dei nomi legato ogni giorno particolare dell'anno ha un nome molto comune in Italia. Quindi ecco, è stato piuttosto variegato il palinsesto di Noi Quiz. Ma qual è stato il video che più vi è piaciuto? In quale vi siete più rispecchiati? Quale gioco vi ha più conquistato? Che consiglio potete darmi anche per migliorarlo? Non so, sono aperto anche alle critiche costruttive senza problemi. Poi tra le puntate spot uniche che abbiamo fatto c'è anche quella sulla festa della mamma, in cui vi ho chiesto ad esempio l'età della vostra prima maternità e lì avete risposto con molto affetto, devo dire. Quindi questo è il ventaglio possibile. Scatenatevi con i commenti, ne servono 100 oppure almeno distribuire questo centinaio tra like e commenti, e io mi metterò a disposizione del canale montandovi una bella puntata godibilissima, breve ma intensa, con tanti belli miei errori durante la produzione, ok? Io ci sto, voi ci state? Questa è la scommessa. Vi ringrazio come sempre per essere rimasti fino alla fine del video. Grazie se vorrete continuare a seguire il canale. Vi ricordo che tutte le settimane va in onda in questo periodo il gioco dei Magnifici 10 che trovate sul canale, quindi andate a controllare se avete visto tutte le puntate e mi fa piacere se aggiungete qualche like anche nei video del passato. Grazie ancora, ci vediamo prossimamente su Noi Quiz. Ciao! Thank you.